Una buona notizia per un ospedale che necessita di interventi che non possono e non devono fermarsi qui. All'ospedale Giannettasio di Rossano, facente parte dello SPOC di Corigliano Rossano, riapre il reparto di terapia intensiva coronarica che era chiuso da ben 3 anni. Un servizio essenziale che può salvare la vita a tanti cittadini, soprattutto in quella che è di fatto la terza area urbana calabrese per numero di abitanti, ma che deve essere un punto di partenza per nuovi interventi. Abbiamo 5 posti di terapia intensiva, 4 posti di subintensiva e 4 posti di degenza ordinaria. E naturalmente poi avremo tutti gli ambulatori. Sicuramente è un punto di partenza. Oggi si apre questo nuovo reparto che per problemi logistici era stato chiuso per 3 anni. Oggi finalmente riapriamo in modo tale da poter offrire ai cittadini l'assistenza che si meritano. Naturalmente inizieremo con l'UTIC, siamo già partiti e continueremo con l'elettrostimolazione, quindi con gli impianti di pacemaker e di defibrillatori. In più amplieremo tutta una serie di ambulatori che fino a questo momento non erano stati fatti, compreso soprattutto il controllo dei pacemaker e dei defibrillatori. E avremo il nuovo ospedale della Sibaritide pronto entro il 2023-2024 al massimo, quindi una buona notizia, come altre devono esserci nella sanità calabrese. Non è facile, perché non è facile in pochi mesi ricostruire quello che è stato distrutto negli ultimi 20 anni. Non è facile avere subito dei risultati concreti, ma stiamo ricostruendo l'organizzazione, stiamo riprogrammando il sistema sanitario per dimostrare che anche la sanità calabrese può essere una sanità di buon livello, perché ha grandi medici, grandi professionalità che però devono essere messi nella condizione di operare al meglio.